Hello everyone. Hi. Buongiorno. Oh. Up here? Okay. Buongiorno a tutti. Hi, I'm Danielle Gould um, and thank you so much for having me. I'm really excited to be here. Today I'm going to be talking about the ag tech revolution. Allora. Scusate. Um, i daniel gould e and so four years ago i was working for a company that designs rooftop agricultural greenhouses in cities. so they build green greenhouses on top of buildings that integrate with the building and they, get, um, they grow vegetables using waste heat from the building. Quattro anni fa mh, lavoravo per un'azienda che praticamente costruiva delle serre da installare sui tetti delle, degli edifici in modo da permettere agli abitanti di quegli edifici di coltivare eh, ortaggi e cose di questo genere. This was something completely new, and so obviously there was a lot of information that we didn't have access to. Like what is it like to build a greenhouse on a rooftop? What is it? How, much, uh, how many vegetables are being grown in the city? How many people are buying vegetables from the city? E questo ci ha permesso, mi ha permesso di diciamo, acquisire un'importante conoscenza su tanti dati tecnici, per esempio come costruire delle serre sugli edifici, ma anche ti le tipologie degli ortaggi coltivati dagli abitanti proprio delle città. But at the same time I started using Twitter and Facebook e ho realizzato che le persone stavano this questa informazione molto aperta sul Internet, anche se non era disponibile come ricerca o per la nostra azienda. Inoltre ho anche cominciato a usare Twitter e Facebook, ed è proprio su queste piattaforme che mi sono accorta che erano tanti, diciamo, le persone che si trovavano in qualche modo a condividere le informazioni uh, sulla base delle proprie esperienze, anche se non avevano proprio un fondamento scientifico. So I started thinking about how could we scrape all of this data together to get a better real-time picture of what was going on in food. How could we, how could technology empower better real-time decision-making so that we could inform our, our companies about how much food that they, they could grow? E quindi ho pensato come mettere insieme tutte queste informazioni, come mettere insieme questa comprensione di che cosa stava succedendo e cosa sta succedendo anche nel mondo dell'agroalimentare dell e, e questo per riuscire ad aiutare proprio le aziende a rispondere in maniera più tecnologica a quelli che sono i bisogni. And the same was true for rural agriculture. I started realizing that there were all these people that had knowledge that they weren't sharing with one another. There were all these connections that were happening. There was all this information that was out there, but there was no central place for them to share it. There was no place for them to find other people that were working on the same things. E la stessa cosa mi sono accorta stava, eh, succedendo anche nel mondo proprio dell'agricoltura, nel mondo agricolo, dove c'erano tanti, erano tanti personaggi che avevano acquisito una importante conoscenza, ma non la condividevano, non c'era proprio una discussione rispetto alle acquisizioni eh, delle conoscenze tecnologiche degli ultimi anni. So I started doing some research and I started thinking how can we build a smart grid for food, just like for cities how we make them more efficient using real time data from sensors and um and and different kind of information networks. How could we do that for food? So e quindi mi sono, diciamo, mi sono messa un po' a studiare, a fare delle ricerche per vedere come, cioè, se c'era il modo di costruire come una sorta di una smart grid però per l'alimentazione, per l'agroalimentare, un po' esattamente come si fa anche per le città, in cui si va a costruire una smart grid per sfruttare al meglio le potenzialità e anche le necessità che ogni città ha. And I started writing. So I started a blog to write about these ideas and at the time I had identified 50 organizations and that's it that were thinking about this in the entire world e così ho cominciato a scrivere un blog in cui appunto andare a mettere giù le mie idee ma anche sono entrata in contatto con ben 50 organizzazioni presenti in tutto il mondo che condividevano idee simili alle mie i started writing first at first about ideas of open data in agriculture. How could we get people to open up their data so that we could share it more e, per esempio ho cominciato a portare avanti il concetto il concetto degli open data mh, anche nell'agricoltura e questo per consentire proprio la condivisione delle conoscenze acquisite. And as I started to write people from all over the world started to reach out to me to tell me what they were working on the different projects they were working on and so I started interviewing them and as I interviewed them and put their interviews on the blog more and more people started reaching out E piano piano um, sono state tante le persone un po' provenienti da tutto il mondo che hanno cominciato a scrivermi Um, visto che leggevano il mio blog, io ho avuto modo di intervistarli, ho avuto modo anche di pubblicare sul blog le interviste, e questo è stato una sorta di effetto a cascata: sono sempre stati di più le persone che in realtà si sono messe in contatto con me. E poi ho pensato che c'era questo movimento globale che sta avvenendo, che questa sarà una delle cose più importanti che ha fatto all'agricoltura dopo la rivoluzione verde. Quindi ho fatto il blog in una compagnia. So As of now, we are a, a media company that gives people the information and connections that they need to change the future of food. Um, mi sono piano piano accorta che qui si trattava proprio, ero di fronte ad un movimento globale nell'agricoltura, forse il più importante dalla Green Revolution. E quindi, piano piano, il blog è diventato proprio una media company. Um, che a questo punto riesce ad aiutare tutti coloro che vogliono usufruire della te diciamo delle, delle nuove tecnologie nel campo dell'agricoltura a fare sempre meglio. So what we do? We have a website where we feature interviews, where we do overviews of uh, research, we do a lot of infographics, um, we do events, so we have hackathons where we bring uh, Food, people from the food world together with designers and developers and entrepreneurs to create uh, pr uh, prototypes of solutions over the course of three days, and then we also do research. We do a lot of consulting and speaking. E quindi diciamo la nostra um, azienda è diciamo è basata su un website su un sito web dove andiamo a pubblicare interviste. ma anche ricerche svolte in tutto il mondo, organizziamo eventi in cui cerchiamo di riunire tutti coloro che sono interessati al settore agroalimentare, ma i designer, ma anche gli imprenditori e tutti gli altri operatori coinvolti. Organizziamo eventi appunto anche di tre giorni, facciamo tante, tante consulenze con le aziende che si rivolgono a noi. This image that's up here right now is just to show you an overview of how many companies there are in this space. This doesn't even actually include agriculture. Um, it's part of a, a monthly roundup we do of all of the investments and um, mergers and acquisitions and partnerships in the food tech and media space. But this is this is growing. There are over um, 1,300 companies now, and like I said earlier, three years ago. uh or three and a half years ago there were only about 50 so it's been a huge huge growth um, le, le aziende di cui vedete i logo qui rappresentati non sono neanche aziende che si occupano solo esclusivamente di agricoltura ma piuttosto sono una testimonianza di tutti gli investimenti fatti in questo mondo di tutte le fusioni e le acquisizioni nelle aziende appunto, agroalimentari ad alto contenuto tecnologico. A tutt'oggi ce ne sono ben 1300. E 3-4 anni fa ce n'erano ne solo 50. So today I'm be about three um, the first is why we need an Revolution, how it's happening, and then any questions. Allora, um, questo è il corpo della mia presentazione. e In particolare, oh, Um, vi parlerò del motivo per cui abbiamo bisogno di una uh, rivoluzione proprio tecnologica nell'ambito dell'agricoltura, come in realtà viene anche rivoluzionata l'agricoltura grazie a queste nuove tecnologie, e poi, comunque, sarò ben felice di rispondere alle vostre domande. So when I talk about an ag tech revolution, I mean there's a lot of technology that's already involved with agribusiness, with big agriculture. I'm talking mainly about small and medium-sized um, farms. Quando parlo di rivoluzione, diciamo agricola, in particolare parlo proprio di piccole, medie imprese agricole. So, so agriculture, small-scale agriculture is fairly inefficient right now. You have a all the, the planning, the management, the distribution, the sales, most of that happens either by um, pen and paper, particularly in the United States where people are capturing, managing all of their data on um, pen and paper, they're, and they're using fax machines to connect with distributors, with restaurants. And while there's growing demand in the cities for food that are, that, um, that's coming directly from the farm, and to know where your food's coming from, it's really difficult for people in the city to connect with the farmers. Um, diciamo di conseguenza, la, le piccole e medie attività agricole in realtà sono, hanno una gestione tecnologica ancora un po' datata, nel senso che fanno ancora tutto veramente con carta e penna. Utilizzano fax per tenersi in contatto con i distributori, con i ristoranti e questa metodologia di lavoro, di gestione del lavoro, rende particolarmente difficile al cittadino o all'abitante delle città che vorrebbe invece entrare in contatto con i loro prodotti agricoli, um, rende questo compito particolarmente complicato. Um, there's also a lot of constantly reinventing the wheel, particularly as you have younger. Uh, farmers that are uh, starting up right now, there's not a lot of knowledge sharing, and um, that's particularly a, a challenge because only gain, it takes a very long time to gain agricultural knowledge. And if you have an issue, if you have pests, you you want to be able to um, tackle that quickly. And if there's no knowledge sharing, then it takes it takes a lot longer, and it can hurt your crops, it can hurt your profits, or your yields. Not your crop. Inoltre bisogna anche dire che il mondo dell'agricoltura vede la presenza di agricoltori sempre più giovani che a tutt'oggi non brillano per la condivisione delle conoscenze veramente acquisite ed inoltre proprio perché per acquisire importanti conoscenze nel mondo dell'agricoltura ci vuole tanto tempo, il fatto di non averle o quantomeno di non condividerle con gli altri fa sì che poi questo abbia un effetto negativo anche sui costi, sugli utili, sulla gestione in generale dell'impresa agricola. And then there's really poor communication across the whole supply chain, and it starts at the farm, and a lot of that goes back to the first point about how everything happens on pen and paper. And so, for example, if there's a food, if there's a recall, you can't. It takes up to four, you know, four to five days to, to um, find the point of where the the food went um, went bad, and and. It's really difficult to drive efficiencies when everyone is so siloed and when the communication is very fragmented. Um, inoltre, diciamo, c'è anche una scarsa o pessima comunicazione con la filiera di fornitura. E proprio perché la gestione viene ancora fatta con metodi arcaici, come appunto carta e penna, e in particolare, per esempio, quando un prodotto viene richiamato dal mercato, un prodotto alimentare viene richiamato dal mercato per una qualche problematica, ci vogliono addirittura fino a 45 giorni per riuscire a capire dove, cioè a che punto c'è stata la problematica che poi ha portato non so alla, alla necessità di dover ritirare quel prodotto alimentare o agricolo dal mercato stesso. Quindi questi sono aspetti molto importanti. And then finally there are um, there are few distribution and um and marketing channels. So in the United States a lot of farmers either create um they go to the farmers markets to sell their uh their food. Or they create CSAs, which are, is community supported agriculture, where you pay money up front, at the beginning of the season, and every week you get a box, uh, either delivered to you or you that you pick up, and um, that's a way to help the farmer um, uh, pre uh, prepay for their the season. Um, proprio perché la distribuzione spesso non brilla per le imprese agricole di piccola. e media dimensione, spesso gli agricoltori cercano di organizzarsi appunto o vendendo i propri prodotti ai mercati appunto del contadino, ai farmer's market, oppure aderendo a quello che in italiano si chiama gru i gruppi solidali di acquisto, in cui per esempio chi si iscrive degli acquirenti mh, mh, riceve eh, regolarmente una cassetta con una serie di prodotti agricoli, pagando però a monte. a certain weekly or monthly, which allows the farmer to work well his own land. But farmers want to farm, and they're not, they don't want to be out selling. And so any time that they have to go to the farmer's market, they, it takes them away from the farm, which takes away from their productivity, which means they also have to hire more people. Um, and, and not just in the United States, and abroad in the developing world, you have a lot of farmers that are selling through middlemen, and because they're dependent on the middlemen, it increases the cost, uh, or it reduces their profits. Um, D'altra parte, però, dato che gli agricoltori in realtà hanno l'obiettivo e lo scopo di coltivare la terra, non vogliono vendere, la loro missione è coltivare la terra, avere prodotti agricoli. E, qua, ogni volta che si trovano a partecipare, per esempio, ai farmer's market, ai mercatini, um, comunque tolgono braccia al lavoro su, della terra e quindi si trovano, per esempio, a dover assumere altro personale. E, e questo fa aumentare i costi. Oppure ancora, se non fanno, se non partecipano, mettiamo, ai mercati, eh, devono comunque vendere a degli intermediari um, e questo sicuramente va a diminuire gli utili dell'agricoltore stesso. And per as I said earlier, agribusiness is all about data. This is just this is a picture from a, a John Deere tractor and they have sensors, they are capturing every piece of data possible about what what inputs you're putting in They're collecting weather data, they're collecting data about how many the the um all of your coordinates or so they're mapping the size of your farm. It's all about data. Um questo cioè alla fin fine il, il settore agroalimentare è, è basato sulla raccolta di dati, esattamente come qualunque altro. Questa è un'immagine di un trattore di una marca che si chiama John Deere. Ed è un trattore che permette, per esempio, di raccogliere tutta una, una serie di dati molto importanti sul tempo, sulle coordinate degli appezzamenti di terreno coltivati e tantissime altre cose. E quindi anche altri aspetti del settore agroalimentare non sono certo esenti dalla raccolta di dati e di informazioni. And so that's why there's a revolution that's starting. Technology is going to level the playing field for small farmers, small and medium sized farmers. Ed è proprio per questo che la rivoluzione ha avuto inizio, perché la tecnologia può veramente aiutare i piccoli e medi agricoltori. E quindi, come sta avvenendo? Voglio guardare rapidamente 7 exemplari di tecnologie che sono sviluppate per aiutare i piccoli farmers. E nella realtà, però, come, cioè, che cosa succede? No? Qual è l'aspetto proprio applicativo di quello che vi sto dicendo? Eh, vi porterò sette esempi diversi di come la tecnologia è rimasta molto utile ad, ad, ad attività agricole di piccola e media dimensione. So the first example is a, an event that we did. We've done two of them um, called Hack Meat. It, I, so again, a hackathon is um, when we bring stakeholders, when we bring um, people from the meat industry together with designers, developers and entrepreneurs. E lavorano work on the, on the meat carne problems over the course of the weekend e come up with um, technology prototype per end of the weekend. Um, il primo, per esempio, è un evento. Il primo esempio è un evento che noi abbiamo organizzato sulla carne, sulla produzione della carne. Un evento in cui abbiamo riunito per un weekend, per due giorni, tutti i portatori di interesse di questo settore. E quindi, non so, i progettisti, gli imprenditori coloro che comunque sviluppano questa attività ehm, per riuscire assieme a loro nell'arco di due giorni a mettere appunto come una sorta di linee guida, di direttive poi da seguire ehm, da parte di altri. And so the winning project from the first hackathon was a Wi-Fi enabled scale for meat processors that would capture data about the different individual cuts of meat that could then be shared across a supply chain. and the idea behind this is that if you can capture that data then you can improve communication because right now if a farmer sends their meat to a processor sometimes they're not even sure when they get their meat back if it's their own meat There's, it's, re it's all um, it's not very transparent and then you can also tell consumers this is where your meat came from this was the day that it was processed this is where it was processed and also using it for government reporting Um, il, proge il progetto vincente di questo particolare evento di cui vi parlavo <coughs> era un sistema um, Wi-Fi che sostanzialmente permetteva di tracciare i vari tagli di carne uh, dal produttore ma anche poi al, um, all'azienda che si era occupata di macellare e di um, tagliare appunto la carne fino al consumatore finale, perché spesso che cosa succede? Gli allevatori inviano la carne, i propri animali a, a essere macellati e poi appunto a essere confezionati, non sanno nemmeno esattamente quando poi alla fin fine il prodotto gli sarà restituito pronto a essere venduto. E comunque questo sistema di tracciabilità è un sistema molto utile, sia anche proprio ai fini delle autorità eh, governative, ma anche ai fini dei consumatori che possono vedere in maniera precisa dove viene la carne, dove è stata lavorata, eccetera. sono these are three different um, organizations that are all doing open source hardware projects. And they're great. So, open source ecology um, is a they, their mission is to um, develop a global village. construction set the idea is to build 50 open open source hardware um, solutions for anything that a farmer would need or anyone would need to create a civilization so they are building open source plans for tractors and combines and anything you would need on a farm um, qui vediamo gli esempi di tre organizzazioni la prima in particolare che si chiama open source ecology Uh, praticamente è mh, interessata a costruire una sorta di villaggio globale proprio per l'agricoltura e quindi nel, permette, nel mettere a punto tutti i software open source 50 per l'esattezza che possono aiutare l'agricoltore so, a organizzarsi per i trattori, per tutte le strumentazioni che gli sono necessarie nelle varie fasi di lavorazione. E lo stesso è true with Farmhack and robot, they're they both doing Kind of similar things. It's not all hardware. It's also software that they're working at. They're working on things like sensors using Arduino. They're, um, the the cultivar is a um, is a efficient water management so that you can manage your water from your cell phone. And they're, they have t they're Of mm. they work on. Le, per esempio anche gli altri due esempi qui rappresentati, FarmHack ma anche Growback, are, in realtà sono poi aziende che si trovano a sviluppare non solo hardware ma anche software e quindi non so mettano appunto per esempio tutta una serie di sensori che possono aiutare l'agricoltore oppure consigliano anche cultivar um, che mh, in qualche modo consentono di avere una buona gestione dell'apporto idrico così importante per l'agricoltura. So now this is a startup. Um, this is a FarmerOn which is um, they're simplifying management for dairy farms right now and what they do is they make it really easy for you to manage And all of your data about your, your cows and um, gain new insights and um, improve your planning. Um, questo progetto si chiama Farmeron, è una, è una società che in particolare lavora per le mh, attività lattiero casearie e mh, è una sorta di software che mettono a punto che permette di gestire facilmente tutti i dati a, a tutti i livelli della produzione. This is Um, I should say also all of these companies have been funded by Silicon Valley investors, so there there is a lot of um interest and they have a lot of support. Um questo è un altro esempio di un'altra azienda che si chiama AG Local e un inciso. Tutti questi diciamo aziende, tutte queste società sono state finanziate da investitori della Silicon Valley che sicuramente vedono proprio un interesse economico in questo nuovo campo. Um, so AG local helps farmers connect with restaurants and distributors and this is really important because they focus on um, ranchers and right now there's growing demand in the United States for grass-fed um, organic beef and there's, not, there's more um, there's more demand than there is supply so this makes it much easier for the supply to connect with the demand um, AG local, um lavora nel, in particolare nel settore che consente di mettere in contatto agricoltori, ristoranti, distributori, in particolare in un campo ben specifico che va a rispondere ad un crescente interesse negli Stati Uniti, e cioè la carne, e in particolare il manzo, proveniente da animali che sono stati nutriti o con proprio, ehm, erbe naturali o quantomeno e anche con prodotti biologici. And this is, ad, uh, this is Good Eggs, and Good Eggs is an online marketplace for local food. So it's online grocery for local food, and they're making it much easier for farmers to market and sell to um, customers. This other project is called Good Eggs, buone uova. And you see, it's essentially an azienda that si deals with the delle uova e che aiuta, diciamo, gli allevatori a um, piazzare in maniera locale la propria produzione sul mercato. E questo è AgFunder, è una piattaforma che si è lanciata due settimane fa e è una piattaforma di crowdfunding per prodotti agricoltori. Quindi è molto difficile ottenere fondi per l'agricoltura, a meno che sia un uh, progetto di agribusiness. Quindi questa è una piattaforma molto interessante e è internazionale. Uh, questa um, egg finder, finder scusate invece è una nuova piattaforma uh, proprio per l'agricoltura per tutti i prodotti relativi all'agricoltura che è stata lanciata due settimane fa E questo è l'ultimo esempio. so um this is m farm and this has revolutionized agriculture in the developing world so m farm is a mobile based application that sends farmers market prices ogni giorno. And it allows them through SMS to um, connect with to sell their products um, and also to connect with um with the buy inputs. Um, questo è l'ultimo esempio: uh, la M Farm. Um, sostanzialmente la M Farm si occupa di un'applicazione su base mobile per telefonia cellulare e attraverso degli SMS eh, invia agli agricoltori che si iscrivono eh, per esempio informazioni a livello quotidiano dei prezzi di mercato eh, ma anche per esempio dove andare a vendere i propri prodotti e quindi questo è un elemento cioè un tipo di informazione di vitale importanza per gli agricoltori e questa semplice tecnologia aiuta i farmers a aumentare i loro profitti 20 to 20-30% perché prima di were erano dipendenti the middlemen e the middlemen would tell them il the prezzo and the middlemen were not being honest, so this is a way for them also to have price transparency. Questo, solo questa applicazione ha, sta permettendo agli agricoltori di aumentare i propri utili del 30-40%, semplicemente perché, non dovendo più vendere a degli intermediari, che erano loro, a fissare poi il prezzo di acquisto dall'agricoltore, spesso approfittandosi anche del lavoro dell'agricoltore, cioè a questo punto sono gli agricoltori stessi che vengono informati sul prezzo di mercato e vendono i propri prodotti a quello che è un vero prezzo di mercato. Quindi con questo ho concluso la mia breve panoramica sugli usi della tecnologia nel settore veramente dell'agroalimentare e sarò lieta di rispondere alle vostre domande. Italia, a che punto In Italia a che punto stiamo con questo avanzamento tecnologico che permette appunto all'agricoltore uh, di usufruire uh, appunto di uh, servizi che permettono di migliorare la produttività e quindi i profitti. So. I actually I don't know a lot about what's going on in Italy, unfortunately. Um, but um, there, there is a group of people that is working on that, which I'm going to be learning about later today, and, uh, and I'll be writing about too after I learn. So I'm sorry that I don't, that I don't know. La signora ha risposto: purtroppo non so abbastanza. Anzi, diciamo che so poco di che cosa sta accadendo in Italia. Però ci sono delle persone qui sedute in prima fila che poi comunque parteciperanno a successivi eventi che vi sapranno rispondere, e anzi, se lo vogliono fare adesso, sono i beni accetti. Eh, no, rispetto agli esempi che abbiamo visto, non ci sono ancora in Italia dei, come dire dei progetti così avanzati. Eh, io conosco mh, molto meglio il settore vitivinicolo e nel vino si stanno facendo eh, degli investimenti su, per controllare eh, la produzione nei campi ed evitare per esempio l'uso di, di fitofarmaci quando non servono, cioè per esempio in viticoltura noi siamo costretti a fare dei trattamenti, si dice a, a programma e non a richiesta. Noi per evitare che alcune malattie come la pronospera o loidio eh, eh, ogni settimana scendiamo in campo e facciamo degli interventi preventivi, anche se la pronospera o lo idio non dovessero eh, insorgere o dare problemi. E si sta cercando eh, il modo di attraverso eh, l'uso di centraline eh, meteorologiche che monitorano una serie di parametri, di invece capire in anticipo se dovesse insorgere un problema legato all'oidio o alla peronospera. In maniera tale che direttamente dal campo, attraverso degli sms, eh, i dati vengono raccolti e inviati in un programma di intelligenza artificiale, questo dovrebbe poter permettere 3-4 giorni prima di sapere se avviene o meno un attacco di pronosperoidio. Potete immaginare che se questi studi, questi tentativi dovessero riuscire, noi riusciremo ad evitare l'uso di, 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 di fitofarmaci o comunque di chimica nei vigneti in maniera eh, incredibile e far risparmiare agli agricoltori anche molti soldi di trattamenti non dovuti o inutili, diciamo. Uh, informativa sui prezzi. Uh, so che in Italia c'è la borsa Merci uh, che un po' tratta tutte le, le materie prime agricole però um, non, so, non sono molto informato um, sullo stato per quanto riguarda uh, il discorso delle, in, di un sistema se in Italia appunto c'era un sistema di trasparenza a livello di prezzi. Così come in America. Io so che c'è la borsa merci, però volevo chiedere se era un servizio che era maturo, perché sapevo che era in via di sperimentazione, però non so a che punto siamo con. Diciamo, con eh, appunto la maturità no, di questo servizio. It's, I mean, it's, definite, it's definitely not... That developed if I haven't heard of it, um, and it's not used as a case study. I mean, this is happening in Kenya and it's used as a case study. There's Nokia um, piloted a program in India that's similarly helping farmers. So, but there is a lot of stuff that's happening, and with wine especially, the wine industry is great about their data collection and about sharing it, about measuring everything. So, I'm sure that there's there must be a lot that's going on with the wine. Se c'è un qualcosa non deve essere ancora a livello così maturo e avanzato al punto tale che non è giunto alla nostra conoscenza. Eh, per esempio ci sono dei casi di studio anche in paesi diversi come il Kenya oppure in India finanziato da Nokia e sicuramente il settore eh, vinicolo in Italia. È assolutamente eccellente sia nella raccolta dei dati ma anche nella condivisione dei dati stessi. Speriamo che questo si allarghi anche ad altri settori agricoli. Into it. Ma di sicuro mi metterò a cercare. Sì, io volevo solo sapere qual è la scala dimensionale o di fatturato delle aziende a cui questi strumenti si rivolgono. Grazie. So I always say this is like the Wild West right now. The the youngest, I mean, the oldest companies in this space are four years old, um, and so the scale. But they're growing quickly because they're very well funded. So they, most of them, a lot of the companies have between um, like three million and and twelve million dollars in funding, um, and so we'll see. It's a no one knows right now. Um, Monsanto just bought a company called Climate Corporation and that was the they bought them for a billion dollars and they do weather um, management and so I mean that that company has a lot of scale but it's still early days. Translation oh, sorry. on my side or a okay. understanding from yours. You wanted to know the size of the uh, farmer's company. Oh, that sorry. are accessing to this oh. kind of information. Oh, um I I apologize. they it ranges at small to medium size. So you have farmers that are doing $100,000 in sales a year all the way I mean all the way up to, you know, a million Two million dollars. It really, really ranges in, um, and, and even less than a hundred thousand dollars when you're talking about Africa. I mean, you're talking about um, smallholder farmers that are getting these the prices. So it's a, it's a lot of family farms. Dipende molto, dipende molto appunto perché per esempio si parla di aziende a volte da piccole a molto piccole a tutt'al più medie. e mh, si può, cioè, con dei, dei fatturati annui intorno ai 100.000 eh, dollari, ma ci sono anche aziende che sono arrivate per esempio ad avere fino ad un milione di dollari o due. Eh, chiaramente dipende dal paese in cui uno si trova, perché agricoltori che hanno cercato di usufruire di questo tipo di eh, sviluppi tecnologici in Africa hanno dei fatturati decisamente inferiori ai 100.000 dollari. Thank you very much. Grazie. Posso? Posso? Ecco, io torno a chiedere eh, un chiarimento oh, sulla dimensione aziendale, in particolar modo un esempio eh, di dimensione di un'azienda cerealicola a cui è stato applicato oh, i modelli da voi proposti e di un'azienda di un allevamento, il numero dei capi. Questi dati. Grazie. I, I can tell you the side the number of uh, employees that they have I mean you were talking about people who have you know Two to five, you know, as small as 2 to 5 employees um, I don't know I can't give you the specific numbers on how many livestock or how much cereal they're producing Ora in questo momento non so rispondere alla sua domanda per quanto riguarda la produzione cerealicola annuale ma neanche il numero di capi allevati. Le posso dire però che queste aziende che, eh, agricole in realtà hanno un numero di dipendenti variabile da 2 a 5 But, but these but They're, they're very inexpensive the idea is that they're so inexpensive that they're accessible for anyone so you know anyone that wants to manage their um their farm improve the way that they manage their farm could use this cioè l'idea però di fondo è che sono servizi veramente molto poco costosi veramente non costosi e quindi sono accessibili a tutti coloro che hanno desiderio di gestire meglio la propria azienda agricola questi modelli siano applicabili alla realtà italiana e toscana e mi sembra che dal numero di addetti ci siano delle tipologie di aziende che potrebbero anche avere risorse e dimensione per parteciparvi. Grazie. se no Ah 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 anche un po' più forte. Buongiorno, buongiorno a tutti, inizia qui il primo appuntamento dello storytelling all'interno del Internet Festival con la prima diarista nel, che è presente nell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, provincia di Arezzo e durante l'arco della giornata, oggi e domani potrete assistere alle altre presentazioni altri diaristi. Io questa mattina vi parlerò di Clelia Marchi. Clelia Marchi è nata a Poggiorusco nel 1912 ed è morta nel 2006, faceva la casalinga e come istruzione aveva la frequenza elementare, aveva frequentato le elementari senza neanche finirle, insomma, senza prendere il diploma. L'archivio aveva da poco compiuto il suo primo anno, dopo la sua fondazione e creazione, e un giorno si presentò Clelia, Clelia Marchi, con la sua vita sotto braccio. Era arrivata appunto da questo paesino in provincia di Mantova, aveva 74 anni, un viso bello, le trecce attorcigliate, gli occhi sfavillanti. Sotto il braccio portava... Un fagotto ingombrante e ben incartocciato, che a guardare come lo teneva serrato a sé pensavi subito che lì dentro c'era la cosa più preziosa del mondo, quantomeno per lei. Cercato e trovato l'archivio si fece coraggio. Si presentò nella stanza di Saverio Tutino, il, il grande giornalista che è stato l'inventore dell'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, e senza dire una parola poggiò con cura l'involto sopra la scrivania. Qui c'è la mia vita. Posso? disse Saverio. Prego. Saverio mise le mani sull'incarto e si rese conto che dentro non c'era nulla di solido. Cominciò a strappare con, con pazienza la carta incollata con il nastro e al primo strappo comparve un angolo di stoffa bianca, candida, come fosse l'angolo di un lenzuolo. Vado? Prego. Ancora uno strappo e gli apparve davanti l'impensabile, una serie infinita di lettere, scritte sul lenzuolo una accanto all'altra, ordinate in parole di senso compiuto, organizzate queste parole in frasi e pensieri che correvano lungo tutta la stoffa, da un lato all'altro, come un ricamo ostinato. E ogni riga di questo ricamo aveva al suo inizio un numero, ma non un numero a caso, ma ben organizzato, anch'esso dall'alto in basso, a numerarle quelle righe affinché si possa poi leggere. E questa serie infinita di lettere e non si possa perdere il filo. Infatti, provate a leggere una riga di una pagina grande come un lenzuolo matrimoniale. E quando siete arrivati fino in fondo a quella riga provate ad andare a capo. Sicuramente vi perdereste il, il filo del discorso, soprattutto se le righe sono tante da coprire tutto il lenzuolo completamente. Mano a mano che Saverio svolgeva quel lenzuolo geroglifico. La mappa di lettere da decifrare si faceva più vasta e solo sui bordi ricamati di rosso restava una striscia di lenzuolo candida, immacolata, con tre immagini attaccate sul lato superiore: la foto di Clelia, l'immagine di Cristo e la foto di un uomo. E basta leggere l'inizio della riga numero uno per capire chi è. Care persone, fatene tesoro di questo lenzuolo, che c'è un po' della vita mia e di mio marito. Quella che leggerete qui dentro è un po' della vita mia, protetta dallo sguardo di Gesù Nostro Signore. E accanto alle due foto una scritta, la stessa scritta. Tre parole semplici ma lapidarie. Nianca na busia. Gli aveva dato anche il titolo a quel racconto. Neanche una bugia. Clelia dice di aver cominciato questo libro lenzuolo in piena notte perché non trovava un pezzo di carta in tutta la casa. Dice che lei soffre di insonnia e che scrive, scrive tutte le notti furiosamente. Dice che ha messo insieme 15 chili di carta scritta, raccontando di sé, delle sue angosce, della tristezza profonda in cui è caduta quando è morto suo marito, l'uomo che era stato tutto per lei, per 50 anni. Dice che quella notte aveva bisogno di scrivere più del solito, aveva consumato tutta la carta che c'era in casa, ma la mano scalpitava con la penna tra le dita. Doveva scrivere apre l'armadio, tira fuori quel lenzuolo e allora dice quello più bello diciamo, che aveva di tutto il corredo matrimoniale con i ricami rossi appunto e dice a se stessa che non potrà più consumarlo con suo marito quel lenzuolo e allora vuol dire che servirà per scrivere. Prende un cuscino, lo poggia sulle ginocchia, ci stende sopra un pezzo di lenzuolo e le parole cominciano a fluire morbide, riga per riga. Pezzo di vita per pezzo di vita. E come dice Clelia, ogni riga si svolge sul filo della sincerità. Non ho scritto neanche una né per me né ai lettori. E io adesso vi farei ascoltare proprio il passaggio in cui Clelia racconta dell'innamoramento e del matrimonio con l'uomo del lenzuolo, l'uomo che amò per 50 anni e che è stato protetto da Gesù nostro Signore. Io gli davo del voi, perché io ero una bambina di fronte a lui. Io avevo 14 anni e lui 25, ma io non avevo mai pensato che quel bel ragazzo che avevo visto per la prima volta la macchina mi domandasse di fare l'amore. Gliel'ho detto, io gli ho detto: Se lo sa la mia famiglia che voi siete vecchio, mi disse: Ma se ti piaccio, parleremo di nascosto e quando avrai compiuto 16 anni ci sposeremo. Ma chi pensava a sposarsi? Veniva tutti i giorni in casa mia a lavorare con il mio papà. D'inverno a fare le scope, spazzolini di piume, per pulire i mobili del padrone. In granaio a girare il grano. Nelle stalle d'inverno per fare le stroppe per legare le viti alla primavera. E così era per sempre in casa mia. Ma io non gli parlavo. Un giorno gli disse il mio papà: andate in granaio a girare il frumento. E con me ha detto: tu vai a scopare. E così ubidi. Il ragazzo ha detto a me, aspetti che passo. E gli ho detto, passate pure. C'erano i miei fratelli e mi disse, perché non mi dai del tu? Perché voi siete vecchio. Ci vedevamo tutti i giorni di nascosto. Mi diceva, mi diceva, non dirlo a nessuno che ti ho detto che quando hai 16 anni ti sposo. Lui andava a sposo, lui andava in giro, ma io no. Qualche volta con le mie amiche, e così passarono i bei due anni. Erano arrivati i 16 anni e così abbiamo incominciato a farci vedere. Mio fratello più grande mi vide, incominciò a sgridarmi che ero alla fiera e lui dall'altra parte. Mio fratello, alla mattina, lo disse al mio papà, «Sai con chi era a spasso la tua bambina?» «Cosa? Cosa hai detto?» «La tua bambina passeggiava con quel ragazzo che viene qui per casa». Mi disse, «Non vorrai quel ragazzo lì, che è tanto sottile, che se cade si rompe le gambe». Io non sapevo come comportarmi e di lì incominciò il nostro amore libero. Erano due anni che ci guardavamo, qualche parola, qualche sorriso. Nessuno se n'era accorto, solo un ragazzo mi disse: Lo so che viene quel ragazzo che lo chiamavano Precisin perché era tanto bravo, preciso, ordinato, intelligente. E via via tutti l'hanno saputo. Io stavo diventando mamma, tutti l'hanno saputo. Poco dopo siamo scappati. Quali nozze? Ma chi parlava di nozze allora? Poi dove sono andata erano più poveri di me, ma i miei genitori non erano d'accordo di scappare, che in pochi anni avevano fatto un po' di soldi e i miei genitori sentir dire eh, la figlia del Gastaldo di Lanzoni è scappata col suo dipendente, così povero che non aveva neanche da cambiarsi. E così incominciai la vita matrimoniale. E ora per chiudere. Questo, questo primo appuntamento, volevo leggervi proprio le ultime meravigliose parole di questo lenzuolo che sono scritte sul lenzuolo. E io sono come una vite senza l'albero, perché quando uno dei due muore, una parte del suo corpo di chi rimane è già morta. Non c'è altri dolori al mondo che vedere il marito morire o il compagno della tua vita. Mi sento vuota. Finita, inutile passo le mie giornate a piangere. Non l'avrei mai pensato che dopo 50 anni di matrimonio separarci così. Tutte le mie tristezze le scrivo di notte, che poco dormo. Come un essere umano quando ha dei dispiaceri. Questa era Clelia Marchi.